Hanno delle telecamere sparse per la città. In queste ore, in questi istanti, c'è qualcuno che le guarda. Quindi, in questi istanti, c'è qualcuno che guarda le telecamere H24. Mentre non esisteva il servizio, alle 10, 9 e mezzo finiva il servizio e ripartiva la mattina alle 8. Allora, signori, sappiate che oggi H24 la città di Terni è controllata e non so quante telecamere in più abbiamo rispetto a un anno fa. Ne stiamo mettendo 300 e ne abbiamo già messe quante? Beh, però mi dia i numeri, non mi dia le percentuali, che queste sono per dementi. Ecco, perfetto, 138 in più le abbiamo messe, ora ne mettiamo altre 300. Perché le percentuali sono per dementi? Perché voi capite, signori, che se, faccio un esempio a caso, se votiamo in 100 e io ho preso 10 voti, ho preso il 10%. Se votiamo in 9 e io ho preso 10 voti, ho barato e ho il 110%. È chiaro a tutti? Le percentuali non significano una mazza. Quando leggo certe cose con le percentuali vuol dire che già hanno cominciato a fregarvi. Quindi abbiamo messo in un anno il doppio delle telecamere che avevamo prima, ora abbiamo già soldi stanziati e stiamo già montando altre 330 telecamere, ma abbiamo anche chi le sorveglia e le controlla. Quindi la città di Terni, quando vi sentite dire che ha fatto solo un lavaggio di faccia, mentre abbiamo lavato le facce, abbiamo lavato anche le fondamenta e stiamo curando anche i mali endemici che questa città ha. Purtroppo non abbiamo ancora tolto tutta la corruzione che questa città ha ancora al proprio interno, ma lo faremo senza magistratura e allora vedrete che il Verdi sarà realmente costruito in qualche modo, allora vedrete che il campo scuola finirà, allora vi accorgerete che, come succede su tutto ciò che ho fatto io ho programmato e dopo 3 mesi è finito. Tutto ciò che hanno fatto gli altri non è ancora finito perché si stanno a regalare quattrini. Prendiamo anche in esame il fatto che siamo i primi in questo comune che in 20 anni sono andati a riscuotere una fideiussione di uno che non ha finito i lavori per i quali era stato evidentemente agevolato e abbiamo riscosso una fideiussione da 3 milioni. Ecco perché quando veniamo accusati che non abbiamo ancora visto fare i sottopassaggi, sovrapassaggi, le strade. Cari signori, destra e sinistra in questa città vi hanno preso per i fondelli sino ad oggi e ad oggi noi mettiamo le cose a posto portandovi i vostri soldini perché non abbiamo bisogno di rubarli. Quest'anno io ho guadagnato 3 milioni e 900 mila euro meno per il mio stipendio perché sono passato da uno stipendio di 4 milioni a uno stipendio giugno purtroppo di 100 mila euro. Ora, cari signori, ecco la differenza tra chi amministra oggi e chi amministrava o amministrava ieri. Chiudiamo il capitolo. Grazie.